Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti se è la prima volta che venite sul mio canale. Oggi un video unboxing. Unboxing, attrezzatura per la spigola. Ragazzi, il periodo è quello che è, la quarantena la stiamo vivendo tutti, video di pesca non si possono fare, ripieghiamo su questi video unboxing. È un po' che sto ricevendo pacchetti, tutta roba presa comunque da Cina, ecco, un unboxing by AliExpress, diciamo. Ho preso delle esche per provare ad insidiare la spigola. Avrei preferito insidiarla in questi mesi, però purtroppo di cose ora siamo bloccati e quindi li useremo poi. Vediamo cosa è arrivato. In realtà due pacchetti li ho già aperti perché sapevo cosa contenessero e ne avevo bisogno per fare delle gare alle trote. Si tratta di un piccolo Walking the Dog, dopo ve li mostro per bene nel dettaglio. Questo piccolo VTD di 4 cm, al quale appunto per fare le gare alle trote ho sostituito le ancorine con due ami Vanfook che sono micidiali per le trote. Quindi vediamo questo nel dettaglio. Bene, questo VTD è trasparente, pesa 5 grammi, adesso in questo momento pesa 5 grammi montato con due ami Vanfook che hanno un peso praticamente minimo, se non nullo diciamo, sono talmente piccoli, in questo caso li ho montati su doppio split rig, non vi dico quanto ho faticato per metterli. Comunque sia, presto verranno sostituiti nuovamente, dato che i crank mi sono arrivati, con due ancorine di misura adeguata all'esca. 5 grammi, trasparente. Vedendolo così sembra, cioè in pesca è molto ben bilanciato anche con solamente con gli ami. Sarà da vedere con l'ancorina come lavorerà. Ho preso una colorazione trasparente con pancia rossa perché tante volte è una colorazione che comunque ho visto che mi funziona e quindi ho voluto replicare. Ho altri pesci simili, ho voluto integrare la mia attrezzatura con un'esca di piccole dimensioni per le spigole, anche un pochino più piccole da cercare nei canaletti. Bene, altro pacchetto che è arrivato ed è già stato aperto, questo. Provato. Anche questo trattasi di un altro VTD con una colorazione più naturale. Questi sono stati presi per le spigole, però stavamo aspettando i crank da usare in gara, non erano ancora arrivati e erano arrivati questi, meglio che non avere esche hard bite in gara, ho preferito provarle. Anche questo un VTD 7 cm con una colorazione molto naturale, anche questo è stato sostituito le due ancorine con due ami Vanfook, sempre per le trote. Ma vediamolo nel dettaglio. Secondo VTD, questo l'ho preso in colorazione più naturale, verde e comunque pancia trasparente con sottobocca rosso, anche questo VTD, anche questo montato con due ami Vanfook e con un rattling abbastanza importante. Questo pesa solamente 3 grammi, verrà usato prevalentemente a spigole, a cavedani e magari qualche volta che andrò a bass, diciamo,
molto light. Comunque sia, anche questo ha un nuoto molto bello. Secondo me con le ancorine rimane un pochino più bilanciato che con questi due ami. E niente, vediamo quando sarà la stagione se darà i suoi frutti. Apriamo adesso altri pacchetti. Apriamo questo. Ok, ho capito di cosa si tratta. Mi impacchetta bene. Allora, questo è un pomino di 9 centimetri. Ed è la copia del flapain di Maria. L'avevo preso perché conosco il flapain, ne ho diversi, e volevo provare appunto questa copia, ecco. Una colorazione abbastanza naturale, probabilmente le ancorine andranno sostituite, forse gli split no, perché comunque sono di generose dimensioni, però comunque lo vedete, la particolarità di questo artificiale è la paletta in coda, ma vediamolo nel dettaglio. Abbiamo poi questa coppia del flapen, vedete la sua particolarità, è questa paletta in coda. Questa praticamente nel lancio si chiude rendendo l'artificiale molto aerodinamico una volta entrato in pesca, recuperando questo sulla coda praticamente si apre e crea un bello scodinzolo. Sono artificiali sinking molto pesanti, questo qua vabbè molto 11 grammi, secondo me per la spigola va più che bene. Ho scelto una colorazione molto simile al cefalo con questa riga diciamo cromatica. Le uniche cose che non mi convincono sono ovviamente le ancorine. Gli split rig mi sembrano abbastanza importanti e robusti. Le ancorine no, peccato perché questa qua dressata mi piaceva con queste piumette. Comunque sia, la sostituirò, le sostituirò e magari con una dressata. Comunque un artificiale da 9 centimetri, secondo me la misura ideale per le spigole. Altro pacchetto, andiamo con le forbici. Questo cos'è? Ah, ok. Hard bait, colorazione classica, testa rossa, 9 centimetri, questa volta palettato classico, e vediamo anche questo nel dettaglio. Altro artificiale, il testa rossa, classica colorazione. Questa colorazione ha di particolare che ha un bianco perlato e ha due bande laterali che sono iridescenti, ovvero cambiano colore. Molto bella. Ora ci sarà da capire se realmente l'armatura regga. Però non è che ne sia molto sicuro, comunque sia, per il prezzo irrisorio che ha, vale la pena provare. In questo caso, anche qui split di generose dimensioni, non tanto le ancorine, però a differenza dell'altro, mi sembrano un pochino più di qualità. Anche questa dressata, probabilmente queste non le sostituirò. Le proverò prima in pesca, magari in qualche canaletto, e vi farò sapere. Ultimi due pacchetti, apriamo questo. Ok, queste sono due esche siliconiche, due soft bite che ho preso perché
per ricercare la spigola nei porticcioni. Ve lo faccio vedere. Vi levo la custodia in modo che si vedano meglio. È la solita esca in due colorazioni e due dimensioni differenti. Due bei gamberetti. Anche questi vediamoli nel dettaglio. La coppia dei gamberi. Abbiamo questi due gamberetti. La gomma è veramente morbida. Ora non so quanto possa reggere, però sembra che all'interno ci sia una tela, probabilmente messa appositamente per evitare che si strappi prematuramente la coda. Ho preso appositamente due colori e due misure. Questa pesa 12 grammi e questa ne pesa 6. Queste prevedo una pesca abbastanza verticale, sotto le banchine, sotto le prue, le poppe delle barche, magari in prossimità di qualche luce, in qualche porticciolo. Secondo me potrebbe essere un'esca vincente. Le colorazioni sono ovviamente quelle più naturali possibili per questo tipo di crostaceo. Avrei, come vi ho già detto, voluto provarli in questi giorni, però siamo bloccati e quindi avranno il loro momento. Ultimo pacchetto. Vediamo di cosa si tratta. Questo non l'ho capito. Ok, perfetto, sì. Si tratta di 3, 7, 10 piombi. Questi piombi hanno una particolarità. Vengono messi su ami da Texas. Hanno questa particolarità. Hanno un'armatura passante, un taglio passante. Questo, non so se si vede, forse dopo nel dettaglio ve li faccio vedere meglio. Comunque, hanno questa piccola armatura che permette di collegare il moschettone all'amo, inserendo poi questo nel piombo. Praticamente abbiamo una specie di moschettone piombato e dà un'ulteriore mobilità al nostro amo. Questo ci potrà permettere di cambiare ami velocemente in pesca e cambiare le varie grammature che vogliamo utilizzare anche su diversi tipi di ami. Non sempre magari abbiamo le testine piombate delle grammature che ci servono. Io ho scelto 3 grammi perché comunque 3 grammi secondo me è il giusto compromesso quando si pesca a gomma. Ecco, io utilizzo ami dell'1.0, esche comunque 7-10 cm in gomma. Con 3 grammi la mia canna, la canna che uso io per pescare le spigole a gomma, è una 5-21. Con questo, diciamo, accorgimento tra esca, amo, piombo e moschettone sto sui 10 grammi, quindi la canna mi lavora perfettamente. I 10 grammi riesco a gestirli bene, riesco a lanciarli praticamente dove voglio e tutto ciò mi agevola la pesca. Comunque ve li faccio vedere anche questi nel dettaglio. Ultima cosa, i piombini ve li faccio vedere nel dettaglio. Sono palline da 3 grammi, come vedete hanno un'anima metallica che si sfila. In questo modo possiamo inserire l'occhiello dell'amo, il moschettone ovvero di qui metteremo l'amo, inseriremo la nostra armatura e di qua metteremo il moschettone. Una volta posizionato, o legheremo il filo direttamente in questo anellino che spunta. In questo modo avremo un amo che avrà un gioco con la testina piombata.
da provare indubbiamente, come vi ho già detto, 3 grammi, perché secondo me è la misura ideale che mi permetterà di pescare bene dove vado io a spigole a gomma. Bene ragazzi, il video unboxing è finito, me l'avete chiesto voi, sono qualche esca giusto per riprendere il tran tram, sperando che questa quarantena finisca presto. Nel frattempo, mi raccomando, state in casa perché la salute viene prima di tutto. Speriamo di vederci presto a pesca, di fare video in pesca e di farvi vedere qualche pesce. Ciao, statemi bene. Ragazzi, noi ci vediamo ogni mercoledì alle 18 per un nuovo video. Lasciate un commento e un like. Vi ricordo che su Telegram il nostro gruppo Predator Hunter Fishing è già attivo. Iscrivetevi, ci trovate anche su Facebook e su Instagram. Se avete bisogno di qualcosa, consultate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e non perdetevi questi ultimi due video. Ciao!